Per oggi è prevista un'attenuazione dei temporali, con fenomeni su Lazio, Umbria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. È continuata anche durante la giornata di ieri la situazione di maltempo che sta interessando la nostra penisola. Per oggi è prevista un'attenuazione dei temporali, con fenomeni su Lazio, Umbria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Toscana. È stato attivato il CCS a Grosseto e il COC a Montalto di Castro. Nella serata di ieri si sono registrate due vittime. Sono stati rinvenuti a Manciano i corpi di due donne all'interno di un'auto, travolta dalle acque della piena dell'Elsa. Nella notte sono state salvate 27 persone nella zona compresa fra il comune di Manciano e Orbitello e, a Orbitello, sono state fatte allontanare circa 50 persone che sono state ospitate nel palazzetto dello sport. Il livello dei fiumi, innalzatosi nel corso della serata, è in diminuzione. Piemonte. È stato chiuso il CCS nella prefettura di Alessandria, ma rimangono attivi 8 COM nella regione. Nella scorsa notte le esondazioni del torrente Curone, del fiume Orba e del fiume Scrivia hanno causato l'isolamento di numerose frazioni e, alle 20 di ieri sera, circa 160 persone risultavano fuori dalle loro abitazioni. Liguria. È ancora operativo a Genova il team del Dipartimento inviato per attività di supporto alla gestione dell'emergenza. Sono ancora attivi il CCS di Genova, il COM di Campo Ligure e due COC a Montoggio e Rossiglione. Risultano ancora evacuate circa 220 persone nel comune di Genova e circa un altro centinaio nei comuni limitrofi e nel comune di La Spezia. Le colonne mobili nazionali di ANPAS, Procivitalia e FIRCB stanno rientrando e la prosecuzione degli interventi è affidata alle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria. La colonna mobile del Piemonte è rientrata ieri e dentro oggi anche le ultime squadre della colonna mobile dell'Emilia-Romagna lasceranno i luoghi in cui hanno operato. Rimane ancora attiva per qualche giorno la cucina da campo di ANPAS per garantire il servizio di mensa ai volontari impegnati nell'emergenza. Emilia-Romagna. A Parma è in via di completo ripristino la rete telefonica che nelle scorse ore aveva determinato diversi problemi nella fase dell'emergenza. Situazione meteo. Nel corso della notte si sono verificati temporali di una certa intensità nel Pistoiese e nelle colline bolognesi e di forte intensità a Trieste. In mattinata sono previsti temporali di una certa intensità su Friuli Venezia Giulia e su Alta Toscana. Nel pomeriggio i temporali saranno in attenuazione, con fenomeni su Lazio, Umbria, Toscana e Friuli Venezia Giulia.